Sembrava risolto il problema della raccolta differenziata a Frondarolo, almeno così diceva il comune. Come stanno le cose? Innanzitutto dobbiamo chiamare le cose con il nome giusto. Non parliamo di ecoisole, parliamo di bidoni dell'immondizia. A Frondarola, in centro storico, si è tornato ai bidoni dell'immondizia. Ora, la problematica è semplicemente nella parte del centro storico, dove sì, come in tutti i piccoli centri storici delle frazioni, ci sono delle vie più impervie, più strette, ma ci si è sempre transitato liberamente con un portino magari piccolo. Oggi non li vediamo più, forse non sono più funzionali, forse magari si riempiono troppo velocemente. Allora, diciamoci la verità, per 30 utenze, non sono 12 perché sono una trentina, sono state create tre isole di bidoni dell'immondizia. Il problema non si può demandare alla sicurezza o al fatto che si lascia il mezzo incustodito, perché se volessimo parlare di Frondarola, ma potrebbero essere problemi di tante altre realtà analoghe, si può arrivare con il mezzo nella parte alta, parcheggiarlo, chiuderlo, spegnerlo e quindi non lasciarlo incustodito. L'operatore potrebbe prendere un secchio, un bidone di media entità con le due ruote, portarlo in giro vuoto, transitare per quelle 10 famiglie che sono ubicate in una stradina magari che si vuole evitare di transitarci perché è leggermente stretta, la si raccoglie e si porta al furgone, si prende il furgone, si pone nella parte centrale e si fa con lo stesso discorso come si può fare nella parte bassa. Non si possono creare tre isole di bidoni dell'immondizia, tornare indietro di 30 anni perché c'è una problematica di due vie di un paese leggermente strette con una totalità quasi di forse non arriverà a 30 utenze. Oppure non si vuole fare così per quella settimana in cui si passa su quella piccola zona analoga, anziché andare con un operatore, ci si vanno 20 minuti in due operatori. E il problema è di facile soluzione. Non ci sono scelte più o meno giuste o più o meno che accontentano. Bisogna ripristinare il porta a porta come era prima.